A questo riguardo c'è una domanda eh, sempre sull'esportazione dal lab perché eh, chiedono eh, come poter inviare le fatture emesse ricevute al proprio commercialista, quindi siamo con eh, un commercialista che evidentemente non ha sistemi zucchetti perché altrimenti l'ab sarebbe... Eh, accessibile o condiviso con il commercialista che vede direttamente le fatture del suo cliente. Eh, quindi qui abbiamo un hub nostro personale dell'azienda e dobbiamo periodicamente eh, passare al commercialista le fatture emesse e ricevute. Quindi le modalità sono quelle che abbiamo appena visto. Eh, dello scarico delle fatture da Hub, quindi periodicamente bisogna ricordarsi di eh, entrare eh, sull'Hub. Seleziono dalla mia tab delle fatture emesse, delle fatture ricevute, l'elenco delle fatture che voglio esportare, eseguo l'esporta, a questo punto do il comando a Digital Hub di predispormi uno zip che contiene tutte le fatture in ML e i loro metadati e le posso poi esportare direttamente eh, pigiando la scelta del, del mondo con la freccina, o della bustina, a questo punto mi aprirà una videata con la richiesta di un indirizzo email. Inserisco l'indirizzo email che può essere quello del commercialista o un mio indirizzo email. E a quel punto riceverò lo zip con tutte le fatture che ho esportato. Sì, è un link da eh, cui estrarre poi, da cui scaricare poi lo zip delle nostre fatture. Quindi la modalità è la stessa. Passiamo ora a vedere la famigerata registrazione sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Faccio una premessa, sul portale dell'Agenzia delle Entrate non facciamo assistenza. Quindi, vi facciamo vedere comunque eh, come avviene il flusso anche per farvi capire cosa ci sta, cosa, i vari passaggi e cosa ci sta dietro. Quando vi andate a registrare sul, sul portale de, dell'Agenzia delle Entrate e accedete alla vostra pagina, vedete con un utente, password e codice PIN che vi hanno rilasciato, c'è una sezione che è quella relativa alle fatture elettroniche corrispettive. All'interno di, di questa pagina accedo alle mie fatture corrispettive, ho la possibilità di andare all'interno di questa pagina a registrare il mio indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche. Questa è, un, um, è una, una funzione, cioè un'azione fortemente consigliata da noi perché ho la possibilità così di indicare all'interno del portale il mio canale preferenziale di ricezione delle fatture. E se vado ad indicare il subM70N o quello che è, oppure la mia PEC, indipendentemente da come il mio fornitore mi invia la fattura, le, sarà il sistema di interscambio che me la va a reindirizzare sul mio canale, ad esempio, del preferenziale del mio Digital Hub, se ho indicato il subM70N. Quindi è importantissimo entrare e fare questo tipo di configurazione. Così vado ad evitare... Qual Qualsiasi, qualsiasi mancata consegna delle, delle fatture che ricevo dal mio fornitore. Un'altra cosa posso vedere sempre all'interno della mia pagina sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Allora, qui vediamo dove, dove, avevo, dove dovevo caricare il codice destinatario del SubM70N. Un'altra cosa posso andare a verificare sul portale dell'Agenzia delle Entrate: posso entrare nella sezione dei dati eh, rilevanti ai fini IVA dove vado a verificare e a vedere tutte le mie fatture. Qui ho due pagine dei dati delle fatture emesse e delle fatture ricevute e all'interno di queste pagine ho proprio singolarmente tutte le, le fatture che ho, in questo caso, visto che sono entrata nelle fatture ricevute, che ho ricevuto. Le vedo tutte con la spunta verde perché tutte sono, mi sono state ricapitate correttamente. Qualora dovessi avere una mancata consegna trovo sulla, sulla mia fattura il, il triangolo giallo e a quel punto dovrò andare a dire al sistema del, dell'agenzia delle entrate che ho preso visione della mia, della mia fattura per poterla poi scaricare ed importare in altri, altri, magari nel digitalavo in altri sistemi a scaricare. Per poterla scaricare una volta che piggio sul rombo sul rombo, blu, sul, rombo sul, sul quadratino blu. Arrivo nella, nel dettaglio della mia fattura e qui posso fare il download del file fattura. Invece per andare a recuperare il file del metadati devo entrare su un'altra un sezione che è il monitoraggio dei file trasmessi. Come vedete non è molto semplice andare a recuperare, a capire dove andare a prendere le, le informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi abbiamo, abbiamo preferito farvi, darvi un'infarinatura. Allora, fondamentale quindi è la registrazione del proprio indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, sia che abbiate Digital Hub, Zucchetti o altri canali. Quindi è fondamentale andare a registrare il proprio canale di ricezione fatture, perché se no ci affidiamo eh, al nostro fornitore e a quello che inserisce come destinazione all'interno del file XML, che può essere corretto oppure no, eh, però eh, se non è corretto significa che io la fattura eh, la ricevo oh, nel mio cassetto fiscale, quindi si innesca tutto il meccanismo che abbiamo visto ora con Lara, per cui devo andare nel cassetto fiscale, devo prendere visione della fattura, altrimenti non scatta eh, così, il momento di possibilità di... Eh, eh, scarico dell'IVA. Eh, quindi sicuramente anche per chi ha Digital Lab Zucchetti, eh, venire qui e registrare l'indirizzo telematico di destinazione, che in caso del Lab è su M70N, significa garantirsi eh, la certezza che le fatture eh, a me eh, sì, destinate arrivino su questo canale. Quindi sul lab e poi evidentemente sul nostro gestionale che è collegato con lab quindi non serve poi andare a visionarle sul digital lab Zucchetti perché le abbiamo eh, scaricate sul nostro gestionale quindi questo sicuramente è un'attività che dovete al più presto fare in maniera da non avere queste diciamo, rotture di scatole di del, del dover andare a consigno. recuperarlo poi eh, invece ci sono diverse domande sulla questione del recupero dei dati dei nostri clienti quindi in caso di emissione qui siamo noi che mettiamo fatture e dobbiamo recuperare gli indirizzi dei PEC oppure codice destinatari dei nostri clienti per inserirli all'interno della fattura anche questa è un'attività sì, che eh, è bene fare, quindi raccogliere i dati presso i nostri clienti, quindi chiedere loro il loro codice destinatario OPEC eh, dove indirizzare le nostre fatture. È bene farlo, sì, però... Se eh, il cliente non risponde, se non ci vengono eh, date queste informazioni, eh, pazienza, nel senso che eh, io comunque emetto fattura elettronica verso questo cliente, lo stesso, in gestionale 2 in mancanza delle informazioni di destinazione compilerà con i 7.0 il nostro codice destinatario, la fattura sarà accettata lo stesso, però se il nostro cliente non ha effettuato questa operazione di registrazione del suo indirizzo telematico. Significa che qui siamo di fronte a un destinatario che non viene raggiunto, eh, o perlomeno l'agenzia metterà questa fattura nel cassetto fiscale, eh, però ci sono degli adempimenti in più eh, sia da parte di chi riceve questa fattura che deve andare a scaricarla, eh, a prenderne visione sul sito dell'agenzia, sia per chi emette, perché eh, in capo all'emittente eh, al all della fattura rimane il compito di informare. Per altre vie, quindi può essere per PEC, per telefono, per email, il nostro cliente che la fattura è stata emessa. Si è discusso di questo in parecchi ambiti perché per informare il nostro cliente che la fattura è stata emessa ma non è stata recapitata, si dice va bene, gli passiamo il PDF della fattura via mail, così sono a posto. Eh, in realtà, mh, forse eh, far avere al cliente la fattura eh, tradizionale o comunque la fattura XML eh, può eh, trarre in inganno il cliente perché considera quella la fattura vera e propria e non va a prenderla dal cassetto fiscale. Quindi, forse è meglio eh, agire con un'azione di informazione verso il cliente eh, in termini generali, cioè eh, attenzione che è stata emessa da parte nostra la fattura, numero, DEL. Eh, e la eh, puoi trovare nel cassetto fiscale e anzi invitarlo ad andare a eh, visionarla perché altrimenti non ha completato eh, i suoi obblighi. Quindi ehm, ci deve essere un'azione di eh, informazione in più, eh, però vabbè, valutate se inserire o meno la fattura all'interno di questa comunicazione perché comunque l'invito è quello di andare a scaricarla per il cliente. Procediamo. Eh, nel vedere che cosa, cosa avviene poi all'interno di gestionale, quindi come, come andiamo a preparare e a predisporre i dati all'interno di gestionale. Per prima cosa vi faccio vedere la videata dove andremo ad inserire i parametri del Digital Hub, che sono quelli che abbiamo ricevuto via mail delle, delle credenziali tramite web service, e andremo ad inserirli in questa parte. Faremo una prova di connessione al Digital Hub. E se abbiamo inserito correttamente tutte le credenziali, mi risponde che, che riesce a connettersi. Vado poi ad importare i dati del profilo per raccogliere i dati di firma e importo gli attributi addizionali che mi serviranno per compilare il file XML all'interno del, del gestionale. Finito questo, entro in Anagrafica Società e anche qui vi faremo entrare nella tab del, degli attributi addizionali per andare ad inserire il numero REA. E il, il, regime, il regime fiscale, socio unico, lo stato di liquidazione, ovviamente solo in caso, allora ad esempio ci sono, ci sono alcuni parametri nel caso del rea stato di liquidazione e codice ufficio, verranno, dovranno essere compilati solo in caso di società iscritte nel registro delle imprese, mentre il regime fiscale è un dato obbligatorio. Eh, oltre a questo vi consiglio sempre di andare a verificare i dati inseriti nella tabella generale, nella pagina generale dell'anagrafica ditta dove vengono inseriti i dati del, dell'indirizzo, cap, partita IVA e capitale sociale. Un'altra videata che dobbiamo andare a, a caricare e a configurare è la, è la, la tabella delle causali contabili. Nella tabella delle causali contabili devo entrare in ogni causale contabile IVA, quindi di fatture messe, fatture ricevute, quindi fatture di vendita, fatture di acquisto, note credito, note debito, quindi tutte quelle causali che mi permettono di fare registrazioni IVA e devo entrare per ogni causale nella tabella, nella pagina dei telematici, perché devo specificare il tipo documento che, che, che viene indicato per questa causale, che viene utilizzato per questa causale. Oltre a questo, devo entrare anche nella tabella dei codici IVA, e anche qui ho una pagina dedicata ai telematici, nella quale dovrò andare a specificare la natura IVA di ogni mio codice IVA. Queste due tabelle, dei, queste due tabelle sia quelle della causale contabili che quella dei codici IVA, non vi sono nuove per la, per la videata dei telematici, perché è è la stessa, le avete già dovute compilare per andare a fare la presentazione dello spesometro. Una cosa importante, una precisazione sullo spesometro. In realtà, prima Paola ha detto che l'anno prossimo non ci sarà più l'obbligo della presentazione dello spesometro. In realtà ci sarà l'obbligo della presentazione dell'ultimo trimestre o semestre del 2018. Quindi a febbraio avrete comunque la scadenza dello spesometro che è relativo ai dati del 2018. Poi, a parte quando partirà l'obbligo della fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, invece per quelle fatture emesse e ricevute non ci sarà più nessun obbligo di spesometro. Ok, chiarito questo, procedo e vado a farvi vedere l'altra tabella che va configurata, che è la tabella relativa ai tipi di pagamento. Per ogni tipologia di pagamento è necessario entrare anche qui negli attributi addizionali, che è questo quadratino in alto che vedete sottolineato, cioè riquadrato in rosso è importante entrare in questa, in questa videata per andare ad indicare per ogni tipologia di pagamento il, il, il tipo, una, codi una codifica per ogni tipo di pagamento che viene rilasciata dall'agenzia delle entrate. Vi faremo poi vedere in fase di configurazione dove nel manuale c'è proprio la, il come decodificare queste, questi tipi codici. Tipo per il codice pagamento bonifico dobbiamo inserire un MP05, ad esempio per le RIBA invece ci sarà un altro codice che è MP12. Non sono codici che mi sto inventando, c'è proprio una tabella specifica e vi faremo vedere in fase di configurazione dove è questa tabella e come, e come andare a recuperare le informazioni. Un'altra tabella da impostare è quella relativa ai bolli per le fatture non imponibili. Se ho dei codici IVA per i quali devo addebitare le spese di, di bollo e quindi ho il flag attivo nelle, nelle spese di bollo, devo necessariamente andare a compilare in modo corretto la tabella dei bolli per le fatture non imponibili. Quindi devo andare ad indicare qual è l'importo che voglio eventualmente addebitare, qual è l'articolo eh, per l'addebito delle spese bollo e qual è l'articolo... Per non addebitare le spese bollo. Devo comunque identificarlo e caricarlo in questa tabella, altrimenti il file XML non viene generato correttamente e anche i valori non, non, sono, non sono corretti. È importante anche un'altra cosa, come vedete dall'esempio, i due articoli, l'articolo per l'addebito delle spese e l'articolo bollo per il non addebito, sono diversi. Quindi anche voi, quando dovete andare a, a codificare questa, questa tabella, dovrete creare due codici articolo diversi. Ovviamente servono tutti e due perché poi è, dal, è dall'anagrafica del cliente, nella videata fatturazione, dal flag che vado a inserire nel, nel campo debito bollo, eh, che decido se a questo cliente addebito o meno le spese di bollo. In base a tutte queste azioni verranno configurate, verranno in, mh, caricati nel file XML dei tag per la gestione del, di queste spese, dove eh, se decido di addebitare le spese di bollo. Verranno inseriti dei dati in più nelle, nelle righe del, del, degli articoli e quindi verrà aggiunta anche lì una riga, la riga con, con proprio l'articolo dell'addebito della delle spese, l'importo e il totale fattura sarà aumentato ovviamente delle spese del bollo. Se invece non lo voglio addebitare vengono solo compilati i dati del tag delle spese del bollo. Poi dovrete poi sentire col vostro fiscalista, fiscalista come andare ad assolvere e a, e a versare il... I bolli, questi bolli virtuali tramite l'F24. L'aggancio successivo che vi faccio vedere è, riguarda l'anagrafica dei clienti. Nell'anagrafica dei clienti abbiamo costituito una pagina apposita, una sezione apposita per i dati della fatturazione elettronica, quindi avrete una sezione dedicata dove andrete a caricare i dati che avete recuperato dai vostri clienti del codice destinatario dell'indirizzo PEC. Se, avete, cioè, se li avete tutti e due, cioè se il vostro cliente ve ne ha indicati tutti e due, voi andate a compilare tranquillamente tutti e due. Quindi andate ad indicare nella vostra anagrafica sia il codice destinatario che l'indirizzo PEC. Ovviamente prioritario è il codice destinatario. Eh, se, non è, se il vostro cliente non vi ha, come vi abbiamo, spiegato, vi abbiamo spiegato prima, non vi ha indicato né codice destinatario né codice PEC, non è necessario indicare sette zeri nel codice destinatario, ma ci penserà in automatico il programma. Non li vedete, è in fase di compilazione, del, di generazione del file XML che eh, il gestionale andrà a inserire questi zeri sul file XML. Una cosa importante, sono partita dal fondo perché il flag di, di fatturazione elettronica in anagrafica dei clienti lo vado ad impostare solo dal momento in cui decido che per questo codice voglio emettere una fattura elettronica. Quindi se già da sto mese sto iniziando a caricare tutti i codici destinatari, gli indirizzi PEC, ma non voglio emettere una fattura elettronica per questo cliente, non vado a mettere il flag nel campo fattura elettronica, vado solo a caricare gli altri due dati. Inserisco il flag in fattura elettronica proprio solo dal momento in cui decido che da, da, dalla prossima, da questa fatturazione farò la fattura elettronica per questo soggetto. Ovviamente se questo, se questo cliente è un... Um, una pubblica amministrazione dovrò andare a mettere il flag anche sul campo pubblica amministrazione. Un'altra cosa importante, abbiamo detto che per ora andiamo ad inserire nelle anagrafiche il codice destinatario e l'indirizzo PEC. Il flag fattura elettronica lo farò dal momento in cui vorrò fare la fattura. Quindi cosa significa? Non è che a gennaio devo passarmi tutte le anagrafiche di tutti i clienti per andare a mettere il flag di fattura elettronica. Ma per aiutarvi a fare questa quest operazione abbiamo creato un utility. Eh, infatti all'interno del, del menu delle utilità dei, degli archivi, nella sezione dei clienti, abbiamo il programma imposta dati fattura elettronica che ci permetterà di fare una selezione da codice a codice cliente e eh, in, quest in questa videata vado... a vedo praticamente eh, tutti, i clienti, tutti i miei clienti che ho selezionato e nella, nella colonna di fattura elettronica posso cliccare e fare il check sui vari, sui vari clienti a cui voglio inserire il flag di fattura elettronica e poi andrò anche a flaggare la prima colonna per dire voglio tutti questi clienti, aggiorno tutti questi clienti e poi lancerò, vedete che qua in sotto abbiamo il pulsante aggiorno i clienti selezionati e con questa azione andrò ad aggiornare il flag di fattura elettronica su tutti i clienti che ho selezionato. E in questa videata non posso anche utilizzarla per non solo per andare ad inserire il check di fattura elettronica, ma eventualmente anche per andare a inserire i dati di pecco del codice destinatario. Ovviamente quando vado ad inserirli nelle varie colonne devo anche ricordarmi di andare a fare seleziona sulla prima colonna altrimenti il programma quando gli dico aggiorna i clienti selezionati non riesce a fare l'aggiornamento perché non li ho selezionati. Bene, spero di essere stata, stata chiara e adesso passo la parola alla mia collega che vi farà vedere eh, il ciclo di emissione delle fatture di vendita. Eh, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Sonia, faccio parte dell'ufficio sviluppo di gestionale 2. Come andremo a vedere cosa deve essere fatto una volta stampate in definitiva le vostre fatture per gestirle e inviarle poi al sistema di interscambio, al digital hub e farle arrivare quindi ai vostri clienti. Abbiamo creato un nuovo programma. Lo trovate in area logistica, ciclo attivo vendite, vendite, fatturazione documenti, fatturazione attiva. Nel momento stesso in cui lo clicchiamo appare il programma. Come al solito, siamo, come siete abituati a vedere solitamente, nella parte alta del gestionale abbiamo la possibilità di impostare quelli che sono i filtri, quindi possiamo decidere di vedere le fatture solo da data a data, oppure solo le fatture intestate ad un certo cliente, oppure decidere se vedere tutte le fatture private e pubblica amministrazione o semplicemente uno dei due. Oppure possiamo decidere anche il massimo tempo di attesa per caricare la griglia. Questo perché in caso le vostre fatture fossero molte, ovviamente il tempo di caricamento della griglia potrebbe, essere, eh, potrebbe volerci un po' per farvele mostrare tutte, per cui decidiamo semplicemente che vogliamo aspettare solo un tot per processarle un po' alla volta. Altre possibilità di filtri sono date dalla situazione della fattura in gestionale 2, quindi come si trova nel gestionale 2, in che stato si trova la fattura nel, nel gestionale, o come si trova la mia fattura nel digital hub, quindi in quale stato è, oppure il filtro su quale azione è prevista sui miei documenti, quindi posso anche decidere di processarle sulla base di quello che deve essere fatto sui documenti di volta in volta. La prima cosa da fare però è andare a vedere la tabella dei parametri delle vendite. La tabella dei parametri delle vendite mi permette di, di impostare quella che è la versione dell'XML in uso ed è automaticamente preimpostata come eh, versione SD1.2, che è quella attualmente in uso appunto dall'Agenzia delle Entrate. Posso decidere se nascondere o meno gli sconti nell'XML. Questo per quale motivo? Perché... Ehm, Abbiamo cercato di compilare il file XML con tutti i dati possibili presi da gestionale 2. Uno di questi, ovviamente, è lo sconto di riga di un articolo. Ma eh, siamo abituati a vedere anche delle vostre richieste di personalizzazione, proprio della stampa cristal, il PDF della vostra fattura, in cui magari ci avevate chiesto di evitare di mostrare al cliente gli sconti che avevate eh, impostato su un articolo. Per cui abbiamo dato la possibilità di decidere a livello proprio di parametri delle vendite se nell'XML questi sconti devono comunque essere mostrati o voglio ehm congruentemente con quello che ho fatto nella stampa PDF, nascondere la visualizzazione di questi sconti, in, 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 quindi flegando questo, questo campo, eh, il file esce senza appunto la specifica dello sconto utilizzato a livello di riga, ma semplicemente con l'importo della, della riga già comprensivo dello sconto. Quindi non facciamo vedere esattamente la percentuale o il valore dello sconto in, nel campo specifico che ha previsto l'agenzia delle entrate. Sempre dalla tabella parametri posso decidere se eh, produrre o meno l'XML col formato arricchito che è quello che vi ha spiegato prima Paola, che è quello appunto previsto da ASO Software. Quindi con tutti i campi in più che eh, possiamo eh, passare nel formato XML per rendere sicuramente più chiaro a livello di eh, ricezione al, dal, al nostro cliente il mio documento, nel senso che ovviamente sono delle informazioni che... Eh, Saranno possibili, sarà possibile, eh, permetteranno al vostro cliente di importare più facilmente e registrare più facilmente il documento ricevuto. Altra possibilità, nella tabella parametri delle vendite posso scegliere di includere o meno. Il pdf della fattura nel eh, nell'xml questo per quale motivo nel senso che è ovvio che eh, l'xml abbia un formato una struttura un attimino difficile di, di difficile de, di difficile lettura quindi abbiamo la possibilità di includere insieme all'xml XML anche il formato PDF, quindi il PDF a cui siete abituati, che i vostri clienti sono abituati a vedere. Questo però con questo nuovo desktop è possibile solo ed esclusivamente se il PDF è prima passato dal repository. Cosa significa? Significa che ho fatto la stampa della fattura in definitivo e e, insieme alla stampa della fattura ho deciso di eh, archiviarla nel repository quindi una copia della mia fattura è presente nel repository vengo imposto qua che voglio anche il pdf allegato all'xml e quindi eh, l'xml che arriverà al mio cliente sarà comprensivo anche del PDF, del pdf solo quindi se è presente nel repository a differenza del vecchio desktop in cui il pdf veniva creato invece al volo se era stato scelto di includerlo. Quindi, includere il PDF, creare il PDF al volo nell'XML prevedeva anche di dover specificare quali fossero i template ehm, da utilizzare nel caso appunto dovesse, non fosse presente il PDF nel repository e quindi il gestionale doveva creare eh, al volo il PDF utilizzando appunto i template che andavo a dirgli appunto nella tabella parametri delle vendite. Anche nel caso precedente, quindi nel, dal desktop vecchio a cui siete abituati, però se il PDF era già presente nel repository, questi template non venivano, tra virgolette, letti perché comunque veniva recuperato prima di tutto il PDF che era, presente, che era già stato archivato precedentemente. C'è la possibilità poi di impostare altri parametri che però vedremo in seguito perché riguardano solo la pubblica amministrazione. Dalla tabella parametri delle vendite è poi possibile andare a impostare quelli che sono i parametri del Digital Hub che abbiamo visto prima con Lara. La schermata che avete visto prima con Lara però era la schermata dei, le, della vecchia gestione, la, la chiamo vecchia gestione perché questo ovviamente è il, che, è il desktop nuovo che alcuni di voi magari hanno già visto e a ha, a, a, ad altri invece verrà installato a breve. Nei parametri di connessione, come ha spiegato prima Lara? Come ha spiegato prima Lara, è possibile impostare quelle che sono le connessioni al Digital Hub nella prima tab e nella seconda tab invece quelli che sono i parametri del profilo. Quindi l'importo dei dati del, del profilo ehm, saranno impostati nella seconda tab. E se necessario si potranno implementare anche i parametri dell'intermediario che sono da compilare invece soltanto se richiesti. Tornando alla, alla tabella dei parametri delle vendite, è possibile andare ad impostare e a parametrizzare quelli che sono gli altri dati gestionali XML. Cosa sono gli altri dati gestionali XML? Sono stati utili, ad esempio, per quanto riguarda le fatture per i carburanti, perché l'Agenzia delle Entrate non aveva al momento in cui ha... Um, ha fatto il decreto, non aveva eh, indicato dove eh, riportare quelli che erano i dati dello scontrino della targa per quanto riguarda appunto il, il rifornimento di carburante, per cui hanno eh, dato come indicazione quella di impostare questi dati in questi eh, nuovi ta questi tag particolari che sono il 22116 e altri dati gestionali. E ultimamente sta capitando che l'agenzia delle entrate in eh, molti altri casi dia come indicazione quella di indicare appunto eh, quei dati aggiuntivi che non ha, eh, eh, non ha ehm, configurato in... Eh, Campi specifici, in, in, in tag specifici dell'XML, dell dicendo appunto di aggiungere queste informazioni in questi altri dati gestionali. Quindi, noi abbiamo la possibilità, da gestionale, di andare a configurare gli altri dati gestionali, impostando appunto tramite il tasto nuovo quel, quello che è il tipo dato, quindi l'informazione che si vuole dare. Se questa informazione, dobbiamo flegare il riferimento testo, se questa informazione è rappresentabile in formato alfanumerico, oppure se è rappresentabile in formato numerico, oppure se è rappresentabile in formato data. Questo fa sì che all'interno della riga della fattura, quindi all durante l'inserimento della riga articolo, io possa entrare in modifica altri dati gestionali ed andare ad implementare quelle che sono le informazioni specifiche di quella riga. In questo caso, ad esempio, ho impostato quello che è lo scontrino e la data dello scontrino relativo appunto a questa riga di fattura. Andandolo a compilare i modificati dei dati gestionali, automaticamente li, tro li troverò compilati all'interno appunto della mia riga fattura. E quindi saranno visualizzabili. Tornando alla schermata del programma Fatturazione Attiva, una volta impostati i filtri e controllati i parametri, impostati i parametri, cliccando sul tasto VAI, gestionale 2 mi tornerà quelli che sono i documenti che, sono che soddisfano appunto i filtri impostati precedentemente. La situazione in cui mi posso trovare all'inizio, quindi una volta installato l'aggiornamento, posso trovarmi in, in una situazione in cui ho già dei documenti stampati in definitivo, che non sono ancora però stati processati. Questa situazione porta il mio desktop a darmi come eh, informazione ad esempio uno stato un po' particolare una situazione di gestionale due un po' particolare che potrebbe essere in, in quella di indefinito cos'è la situazione definito se provo a cliccare sopra un documento con stato indefinito automaticamente mi comparirà il messaggio documento non visualizzabile occorre ristamparlo vuoi eseguire la ristampa ora e confermando questa ristampa in automatico il mio documento eh, eh, cambierà di stato e diventerà da spedire. Quindi in eh, gestionale 2 la situazione da indefinito passa ad una situazione che gestionale 2 può riconoscere e infatti mi dice che questo documento è diventato da spedire. Quindi, una volta diventato da spedire, potrò cliccando due volte mh, la specifica è che ovviamente, come avete visto, quello che mi viene chiesto è di effettuare una ristampa, ma in realtà non si, tra non si tratta di una vera e propria ristampa del documento. Serve semplicemente al gestionale per eh, creare quelli che sono i file aggiuntivi di, questa nuova, di, questa, di questo nuovo programma, che sono necessari al gestionale per eh, poter processare correttamente e avere dati, le, le indicazioni esatte del file XML che andremo a creare. Quindi non ho fatto una vera e propria ristampa, infatti non mi ha chiesto che template utilizzare, non mi ha chiesto la modalità di stampa, ha semplicemente ehm, eh, permesso a gestionale appunto di andare a compilare questi nuovi file che servono a lui per l'XML, per gestire l'XML. Quindi una volta creati questi file, io cliccando due volte sulla riga del mio documento avrò la possibilità di visualizzare quello che è proprio la mia fattura che, sto andando, che voglio andare a, a spedire. Nella prima tab trovo quelli che sono i dati del cedente committente e del cessionario. Quindi nella parte sinistra ci sono i dati appunto del cedente prestatore, che sono quelli presi dall direttamente dall'anagrafica ditta, quindi dal GES2DI, mh, la nostra anagrafica quindi. Nella parte destra invece ci sono i dati del cessionario committente, che sono recuperati automaticamente dall'anagrafica del cliente. Nel momento stesso in cui mi accorgessi che qualche dato del mio cliente non è corretto, non è corretta la via, non ho, ho messo l'indicazione del codice destinatario della PEC, posso andare ad aggiornare sull'anagrafica del mio cliente direttamente questi dati o correggerli se sbagliati e cliccare sul tasto sincronizza con anagrafica cliente in maniera tale da avere automaticamente aggiornati i miei dati anche nella tab e in maniera tale che l'XML verrà creato appunto con i dati aggiornati. Nella seconda tab ci sono quelle che sono le righe della fattura, quindi le, re, le righe vere e proprie che compongono il mio documento. Cosa è importante farvi notare in questo caso? Per la prima volta in gestione alle due abbiamo la possibilità di avere sotto controllo quelle che sono proprio tutte le righe del mio documento. In questo caso, infatti, la mia fattura è composta da diversi DDT. Siamo abituati a dover andare in ogni progressivo del documento, quindi del DDT, del GESDOV, a controllare quelle che sono le righe. In questo caso invece, una volta stampata la fattura, abbiamo la possibilità di vedere quelle che sono le righe articoli quindi gli articoli che compongono proprio la mia fattura e che derivano appunto dai tutti i ddt che vanno a formare la mia fattura e cosa ben più importante che ho anche sotto controllo quelle che sono le spese automatiche che io non ho inserito direttamente in gestionale come righe articolo ma che sono state attribuite dal gestionale sulla base delle mh, impostazioni e delle tabelle che, che ho eh, compilato in gestionale 2 appunto in questo caso infatti abbiamo un addebito spese di trasporto che gestionale ha debitato automaticamente quindi posso anche controllare prima di spedire cosa andrò a debitare effettivamente al mio cliente cliccando sul tasto rigenera gestionale mi Chiede conferma con questo avviso. Il documento verrà rigenerato perdendo eventuali modifiche manuali. Confermi. Questo per quale motivo? Andremo a vedere che sarà possibile, una volta creata la fattura dal jazz dove, quindi stampata in definitivo, entrare in questo programma e andare ad implementare con informazioni aggiuntive i dati dell'XML, dati che magari non erano possibili, eh, non era possibile inserire automaticamente in gestionale, ma che sono comunque utili per il cliente o che sono utili per eh, la validazione del file xml per cui potrò andare a modificarli o ad aggiungerli proprio a livello di questo programma tutti quei dati che però andrò ad aggiungere in questo programma, una volta che io clicco su questo tasto rigenera, verranno automaticamente cancellati per tornare a un reprising della fattura stampata in, allo stato originale, quindi come se non avessi mai proceduto a fare eh, modifiche manuali sul documento. Quindi il tasto rigenera bisognerà toccarlo solo se voglio azzerare queste modifiche manuali o se fa se ho fatto delle modifiche a livello di fattura che prevedono appunto una correzione e quindi una ristampa, si può dire una rigenerazione di quello che è proprio il mio documento, andando però, lo sottolineo, a perdere quelle che sono le modifiche manuali che magari ho inserito nella tab 3 abbiamo i eh, dati relativi al pagamento che è stato inserito in fattura. Da questa tab è possibile ovviamente controllarli, modificarli oppure posso inserire dei nuovi. Per quale motivo? Non tutti i eh, tag previsti nella fattura XML sono gestibili a livello di gestionale. Abbiamo dei tag che effettivamente nelle tabelle di gestionale 2 non sono presenti. Quindi abbiamo dato la possibilità tramite il tasto nuovo o di generarne di nuovi quindi andando a modificare magari quelli che sono stati creati automaticamente con la stampa della fattura o andando ad implementare quelle che sono delle informazioni che a livello di gestionale non erano disponibili. Quindi cliccando sul tasto nuovo, se sono posizionata su una riga, andrò ad aprire e modificare o implementare il pagamento che è già stato, è già stato creato dalla stampa della fattura, oppure andrò a generarne uno nuovo. Quindi vedete che abbiamo dei dati, ad esempio il codice fiscale del quitanziante, il titolo del quitanziante, ehm, il data limite del pagamento anticipato. Sono tutte informazioni che a livello di gestionale non erano previste, non, non sono mai state eh, richieste, per cui non le avevamo mai utilizzate. Ma sono magari necessarie, però, nella creazione dell'XML, per cui abbiamo dato la possibilità di implementarle manualmente. Ovviamente la cosa importante è la condizione di pagamento, che può essere a rate completo o un pagamento in anticipo, e sicuramente la modalità. Quindi le eh, codifiche che prima Lara vi diceva, il famoso MP05 che aveva fatto vedere sui tipi di pagamento, tutte le implementazioni che avevate fatto sono state invece tradotte qua a livello proprio più, comprensivo, più, più comprensibile. Scusate. Quindi non sono più i codici previsti dalla tabella, ma sono eh, delle definizioni che voi conoscete perfettamente, quindi sapete cos'è l'assegno, il bollettino bancario e quant'altro. Poi c'è la tab, che probabilmente è più importante perché è quella che sicuramente vi interessa di più, che è quella dove è possibile visualizzare eh, effettivamente l'XML che stiamo andando a creare. Quindi è possibile vedere qual è la fattura in formato XML, quindi col foglio di stile utilizzato in questo caso, ed effettuare un controllo formale a livello di validazione proprio formale del mio documento. Quindi accedendo a questa tab sarà possibile effettuare una vera e propria prova di validazione. Sottolineo che questa prova di validazione, come ho detto prima, fa soltanto una validazione formale, quindi controlla se i campi sono stati compilati correttamente. Ovviamente però non, fa con, non può far controlli sull'esistenza o meno della partita IVA, sull'esistenza o meno del codice destinatario, sono soltanto dei controlli relativi appunto ai campi e come sono stati compilati a livello di gestionale 2 nel file XML. Un'altra cosa che si può fare da questa tab è... Ovviamente, ovviamente, cliccando sul eh, tasto prova di validazione, mi se tutto è corretto, quindi se i campi sono stati compiati correttamente, il gestionale mi restituirà il messaggio l'XML valido. Clic sempre da questa tab è possibile, ovviamente, vedere la eh, fattura XML anche aprendola in un'altra finestra, quindi ho la possibilità di vederla al completo e tenerla ehm, sciolta da quella che è la mia la mia fattura, il mio programma di fatture, per visualizzarla nel, nel suo complesso, pro, al, completo, al completo proprio, e eh, in questo caso posso visualizzarla, la visualizziamo utilizzando quello che è il foglio di stile eh, utilizzato da ASSO Software. Quindi abbiamo la possibilità di vederla in questo modo perché stiamo in questo caso utilizzando quello che è il foglio di stile ASSO Software. Abbiamo però la possibilità, accedendo alla eh, tabella, al eh, file di configurazione di gestionale, di andare ad indicare un altro tipo, altri di rarità due tipi di fogli di stile. Uno è quello utilizzato dal Digital Hub, quindi impostando questa variabile nel file di configurazione dico al gestionale che non voglio utilizzare il foglio di stile di default che è quello di ASSO Software, ma voglio utilizzare quello del Digital Hub e a questo punto la vedremo in maniera sicuramente esteticamente più carina, ma presenterà comunque tutti i dati che sono presenti nel foglio di stile di ASSO Software, quindi magari non sarà completa, oppure posso Sempre dalla tabella, eh, da, fara, dal file di configurazione, a dare, ad impostare quello che è il foglio di stile dell'Agenzia delle Entrate, che è quello ministeriale, che è sicuramente esteticamente più brutto, ma è quello che ha, è comprensivo di tutti i tag presenti nella, nel mio documento. Quindi mi fa vedere proprio tutto l'XML come è stato compilato.